Icon on the Move è una cornice preziosissima per raccontare il nostro lavoro nel mondo e portare così la testimonianza in primis dei nostri pazienti. Un viaggio nell'ospedale di Medici Senza Frontiere in Giordania. MSF e Cortona on the Move rinnovano la loro collaborazione dando vita per la prima volta a una produzione originale affidata a Rehab El Dalil. La partnership con Cortona on the Move è iniziata anni fa. Medici Senza Frontiere è molto contenta di questa partnership perché noi nasciamo come organizzazione medico-umanitaria che ha un obiettivo principale di portare cure mediche dove c'è bisogno, nelle crisi umanitarie in tutto il mondo, ma abbiamo anche un altro importante obiettivo, che è quello di testimoniare e di raccontare quello che vediamo con i nostri occhi nei nostri progetti, e spesso lo facciamo con il mezzo espressivo della fotografia. La giovane artista egiziana ha realizzato un progetto all'interno dell'ospedale di chirurgia ricostruttiva ad Amman, in Giordania, secondo quella che è la sua consueta poetica fotografica. Noi aiutiamo questi pazienti a curare in primis le ferite del corpo, ma poi anche quelle dell'anima, e Rehab El Dalil racconta le storie di rinascita di queste pazienti che hanno in qualche modo una seconda chance e una seconda vita. Per me è stato un grande orgoglio vedere le storie raccontate dai nostri pazienti, dove i pazienti sono al centro e la fotografia non è che un mezzo espressivo per raccontare davvero la loro storia e anche il modo in cui loro vogliono essere raccontati. Purtroppo sono vittime delle guerre, il 90% delle vittime dei conflitti sono civili e sono raccontate in questa bellissima mostra qui a Cortona. E sul palco del Teatro Signorelli di Cortona, Davide Musardo, psicologo di Medici Senza Frontiere, ha raccontato l'inferno della guerra in Medio Oriente rispondendo alle domande del giornalista Valerio Nicolosi. Ci si rende conto di quanto sia difficile rispondere alle esigenze delle persone. Non c'era spazio, non c'erano spazi necessari in cui poter montare delle tende. Parliamo di 1.700.000 persone che sono state sfollate dalle proprie case. Sappiamo bene che a Gaza, l'abbiamo sempre detto, non ci sono luoghi sicuri, viene definita un'area sicura, però purtroppo le esplosioni ci sono e vengono documentate. E purtroppo tutto questo ha dei risvolti abbastanza negativi. Lo vedevo già per strada bambini scalzi con i vestiti logori, questi visi bruciati dal sole. Quando ne raccontavo anche con le nostre colleghe, dicevo, sono bambini che sembrano adulti.